se è vero che ci sono dei monumenti che rappresentano la volontà dei governi di un certo periodo storico di affermare una certa italianità nell'Alto Adige, è anche vero che in altri periodi storici precedenti, ma non di tantissimo, successe esattamente il contrario, cioè la volontà da parte asburgica, e lo ripeto nonostante il sindaco non sia d'accordo, di tedeschizzare fortemente quella zona dell'Alto Adige che, comprendente Bolzano, che va fino a tutta la Bassa Tesina. Io posso leggere brevemente quanto è stato adottato il 12 novembre del 1866 nel corso di un Consiglio dei Ministri presieduto dallo stesso imperatore Francesco Giuseppe, in cui furono appunto adottate delle misure contro la presenza italiana in varie zone dell'impero. E fu così verbalizzata questa cosa. Sua Maestà, quindi Francesco Giuseppe, ha espresso il preciso ordine di opporsi in modo risolutivo all'influsso dell'elemento italiano ancora presente in alcuni Grönländer, cioè regioni della corona, e di mirare alla germanizzazione o slavizzazione, a seconda delle circostanze, delle zone in questione con tutte le energie e senza alcun riguardo, mediante un adeguato affidamento di incarichi a magistrati politici ed insegnanti, nonché attraverso l'influenza della stampa in Tirolo meridionale, Dalmazia e litorale adriatico. Tutte le autorità centrali e periferiche, quindi centrali e periferiche, ricevettero il tassativo ordine di adire a questa tedeschizzazione forzata. Quali monumenti dovrebbero essere depotenziati? Il monumento a Walter, per esempio, che è stato edificato nel 1889 col viso rivolto verso sud, proprio in opposizione al monumento a Dante che i trentini costruirono con lo sguardo verso nord nel periodo famoso dell'Ost von Innsbruck. Un altro monumento è quello che si trova di fronte a Palazzo Widmann, Palazzo della Provincia, che è il monumento a Teodorico. Monumento a Teodorico che è stato edificato nel 1907 e che rappresenta nient'altro che la forza, la superiorità, quindi dei germanici, dei popoli teutonici, che sottomettono i pavidi popoli latini e i pavidi italiani, fondamentalmente era lo scopo di questo monumento. Quindi noi diciamo, storicizziamo gli uni, spieghiamo anche gli altri, ci possiamo mettere una bella targa anche lì in cui si dice questo monumento è stato fatto nel periodo in cui l'Austro-Ungheria, per ragioni sue geopolitiche, stava a tutti i costi tedeschizzando la Bassa Tesina. Se noi diciamo allora che, no, senza scandalizzarci, anzi diciamo che per esempio le semi-rurali sono state costruite per ospitare gli immigrati italiani che dovevano italianizzare Bolzano, allora dobbiamo anche dire che via Cassa di Risparmio è stata costruita per ospitare gli immigrati forzati di lingua tedesca dal nord dell'Alto Adige per tedeschizzare Bolzano. Quindi se noi diciamo che il Monumento alla Vittoria è stato costruito per sancire l'italianità di Bolzano, dobbiamo dire che il monumento a Walter è stato costruito per sancire la tedeschità di Bolzano, e la stessa cosa vale per il bassorilievo come per il monumento a Teodorico.